Ciao Cubers, benvenuti in questa nuova serie di video Max Risolve. Questa nuova serie vuole essere molto interattiva. Oggi vedrete tre esempi di risoluzione di Max, ma gli scramble per i prossimi video li deciderete voi. Vi invito quindi a guardare prima di tutto gli esempi di risoluzione che ha fatto Max in questo video perché sono molto interessanti. Ci sono delle X-Cross, c'è un buon utilizzo di keyhole e ci sono tante strategie interessanti, soprattutto per quanto riguarda Crotch ed F2L, che appartengono ad un Cuber che fa tempi sotto i 7 secondi. Gli scramble che deciderete voi devono avere questa caratteristica, devono avere qualche cosa che vi ha colpito nella risoluzione, magari una croce interessante, una X cross difficile da trovare per qualche motivo e che voi avete trovato, cose di questo tipo. Quindi vorrei che in un commento metteste lo scramble e la spiegazione del perché vorreste vedere quello scramble risolto da Max. Ogni settimana ne selezioneremo alcuni, non vi so dire quanti, magari saranno due, tre, a seconda del tempo che occuperà ogni scramble, potrebbero anche essere di più o di meno. Spero che l'iniziativa vi piaccia, che partecipiate veramente numerosi, quindi vi lascio alle risoluzioni di Max e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao ragazzi, allora faccio tre piccole premesse. La prima, il cubo è un Valk Power M. È bello? Non è bello? Secondo me è un gran cubo, tuttavia non è all'altezza, a mio avviso, né del suo predecessore, né tantomeno del Gun SM. Seconda premessa, queste risoluzioni, questi video che verranno, saranno delle risoluzioni nelle quali mi immedesimo nel risolutore tipo, per cui non saranno risoluzioni in few smooths ultra preparate, ma saranno viste nell'ottica di una speed solve, quindi con particolare attenzione alla transizione croce F2L e quindi come prevedere durante la croce, che sarà sempre bianca nel mio caso, come prevedere la prima coppia. Terza premessa, vi consiglio vivamente, ma non è necessario, di guardarvi i video delle chicche, in piccola parentesi, ce ne saranno sicuramente altre perché ce ne sono stati veramente pochi finora. Tuttavia vi consiglio di vederli perché applicherò alcuni dei principi, soprattutto per quel che riguarda keyhole. Detto questo, partiamo col primo scramble. Allora, qui è facilmente prevedibile la prima coppia, che è qui, attaccata allo spigolo bianco-verde, quindi la prima coppia è qui, sappiamo già che questa sarà la nostra prima coppia. Qui abbiamo lo spigolo blu, qui abbiamo lo spigolo arancio e qui abbiamo lo spigolo rosso. Allora è veramente molto bella perché qui possiamo realizzare una croce e salvare fondamentalmente questa. Come facciamo? No? Quindi mi porto il blu in fase, ok? Il blu è in fase, quindi attaccato al suo centro in fase, sì, non ha senso, attaccato al suo centro blu, quindi faccio R2, qui l'arancio va a posto. Però dobbiamo ricordarci di salvare la nostra coppia. Quindi, prima di continuare con la nostra croce, mi preoccupo di riallineare l'angolo con il suo relativo spigolo e quindi finisco la croce. Va bene? Allora, ecco, qui per esempio vedo che oltre alla nostra coppia se n'è formata una qui. Ora, conoscendomi, so già che la inserirei subito qui dietro, perché so che inserendo questa qui dietro, comunque salverò questa, quindi la inserisco con questo algoritmo. Ok? Ora c'è la nostra coppia. Ruoto il cubo. E sempre conoscendomi so che probabilmente inserirei qui. Quindi vedo questo e inserirei questo. Vedo questo e vedo la nostra coppia. Questo da inserire in keyhole. La nostra coppia da inserire normalmente. Possiamo scegliere di inserire prima questo. Quindi lo inserisco in keyhole. E poi abbiamo la nostra coppia. Vedo la nostra coppia e vedo l'angolo qui dietro. Quindi anche in questo caso un unico algoritmo. Benissimo. Poi uno LL. E una G. Vediamo quest'altro scramble. Allora, gli ho dato un'occhiata adesso, un minuto fa, e noto ovviamente che c'è un X cross perché, allora, guardate attentamente, qui c'è lo spigolo verde bianco, qui c'è quello arancio, ma qui c'è anche l'angolo, per cui teniamo d'occhio il relativo spigolo che è qui.
Allora, ragazzi, prima di tutto mi inserisco questi due, poi vedo che qui c'è il blu e qui c'è il rosso. Quindi, inserendomi questi due, prima di abbassare questo, mi inserisco blu, successivamente rosso e successivamente mi inserisco lo spigolo che mi permetterà di realizzare un X-Cross. Non è molto comoda, però vediamo di farlo. Quindi abbasso il blu, abbasso il verde, scusate, porto il blu qui, abbasso, me lo posiziono e successivamente inserisco il rosso. Lo spigolo è qui, ricordiamoci che dobbiamo fare una X-Cross, per cui non ha senso in questo caso, che è un po' anche il principio di keyhole, non ha senso riallineare la croce, ma ruotiamo il cubo e lo spigolo che è qui va portato qui per realizzare l'X-Cross. Ok? Lo spigolo è qui, possiamo fare l'X-Cross. Noto anche che qui c'è un altro spigolo, qui la tentazione di inserirlo in keyhole è tanta perché l'angolo è qui, prima ancora di riallineare la croce me lo inserisco qui dietro. In keyhole. E adesso possiamo concludere la croce. Doppio X-Cross, vabbè, non capita spesso, capita abbastanza raramente. Poi cosa ci abbiamo? Vediamo, non è molto bello. C'è questa, ci sono questi due, probabilmente farei, che ne so, sì, inserirei così questa. E poi questo si allinea a questo e lo inserisco con front. Uno LL. Una T-per. Allora, ultimo scramble. Allora, croce diciamo medio bella, perché qui c'è il rosso, qui c'è il blu è inserito qui dietro. Dopo aver inserito il rosso ci creiamo la prima coppia, sarà questa la nostra prima coppia. Quindi cosa faccio? Inserisco il rosso, mi creo la coppia e adesso, preservandola, mi preoccupo di finire la croce. Quindi D, L, pri, no, L, D, R, D e inserisco la coppia che ci siamo preservati qui dietro. Benissimo, adesso ho questi due e so che una volta inseriti questi due, questo mi va su e quindi... andando su me lo inserisco insieme a questo qui dietro in un'unica soluzione, diciamo. Quindi faccio così, attenzione, intanto vedo questi due e me li inserisco a sinistra. Intanto qui capisco già quale OLL tendenzialmente lo continuerei, però adesso per farvi vedere questo qui appunto è una Uperm. Alla prossima.